Quando nel lontano 2017 ho cominciato a studiare cinese, molte persone mi hanno chiesto: ma perché stai studiando questa lingua che è così difficile? Perché ci stai perdendo tutto questo tempo? Diciamo che la risposta a questa domanda non è solamente una, infatti credo ci siano in circa 5 ragioni per cui quasi chiunque debba studiare questa bellissima lingua e oggi ne parliamo. Ok, cominciamo con una parte importante che riguarda il denaro. Imparare il cinese infatti ti porterà più possibilità dal punto di vista lavorativo, infatti conoscere una lingua in più dà sempre, diciamo, un curriculum molto più alto, più importante. Il cinese è comunque una lingua che è tra le più importanti al mondo, diciamo che insieme all'inglese o a qualcun'altra è una delle lingue che sicuramente ti porterà ad avere più risultati dal punto di vista lavorativo. Circa 1,2 miliardi di persone parlano cinese, cioè sono madrelingua, native speakers, diciamolo come vogliamo, ma ci sono infatti 1,2 miliardi di persone che lo parlano ed è in circa il 20% della popolazione mondiale. Poi c'è da dire che, soprattutto per i motivi che dirò a breve, ci sono un sacco di persone che stanno imparando questa lingua, quindi comunque ecco un altro modo per comunicare non solo per la gente, cioè per i madrelingua, ma anche per la gente che lo sta studiando. Infatti sono milioni e milioni le persone che stanno proprio imparando il cinese in questo momento e cerchiamo di non essere da meno. Imparare il cinese ti porta grandi benefici al tuo cervello, alla tua memoria, alla tua anche immaginazione, creatività. Io infatti quando mi sono dato il mio esame di HSK4, questo è un tipo di esame che equivale un po' al B2 d'inglese, ho dovuto imparare in circa 1200 caratteri, quindi oltre proprio a scrivere questi caratteri, no, che sono un po' questi simboli con cui vengono rappresentate le parole in cinese, ci sono altre moltissime cose da imparare, quindi ci sono regole grammaticali, ovviamente come pronunciare le parole. Tutto ciò ovviamente ti porta un po' ad aumentare le capacità del tuo cervello, a creare più connessioni ed avere ovviamente una memoria più avanzata. Poi un altro beneficio, che spero di vedere presto, è quello di imparare una lingua, un'altra lingua ovviamente straniera, più facilmente. Infatti credo che imparare una lingua come lo spagnolo, il francese, anche il tedesco sia molto più facile una volta che hai un po' confidenza con una lingua molto più difficile come il cinese. Poi per gli amanti del mondo giapponese c'è da dire che molti caratteri giapponesi sono uguali a quelli cinesi, infatti chi sa un po' leggere i caratteri cinesi riesce a leggere anche quelli giapponesi e ovviamente viceversa, proprio perché i giapponesi hanno preso spunto per molti caratteri da quelli degli amici asiatici. Quindi una lingua difficile come il giapponese sarà anche resa molto più facile grazie ai cinesi. Poi l'ultimo motivo è che esplori una cultura enorme. Noi pensiamo che la cultura cinese è praticamente la più antica al mondo, ci sono moltissime cose che noi non sappiamo. Se io penso a quello che, diciamo, gli italiani, gli europei o anche gli americani pensano dei cinesi, è una visione abbastanza distorta della realtà. Infatti non vivendo là, non conoscendo la lingua e ovviamente anche tutte le informazioni che risiedono in Cina sono un po' bloccate, sono un po' limitate e non vengono esposte al mondo occidentale come dovrebbero. Proprio per questa manipolazione delle informazioni verso l'esterno, le persone occidentali non sanno che cosa avviene in quel momento, in quel posto, in quel mondo, che è un mondo completamente a parte. Il mondo asiatico è già un mondo a parte e il mondo cinese in particolare è qualcosa che non puoi capire sia se non vivi là e sia se non conosci la lingua. Poi ovviamente tutta la storia, tutta la cultura, che è una cosa enorme. Noi pensiamo che la popolazione cinese è praticamente il doppio della popolazione europea, quindi pensiamo a quante cose diverse ci sono proprio in quella nazione, che non è proprio una nazione, è più un continente. Quindi imparare il cinese sicuramente non è facile, devi sicuramente andare là sul luogo, perché impararlo ovviamente da casa è molto complicato. Però se qualcuno vuole dare un po' una spinta alla propria carriera, alla propria crescita personale, al proprio cervello, a qualunque cosa, non può fare cose facili.